con le seguenti: la cui partecipazione al comitato medesimo non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso, spese o emolumenti. Il subemendamento è in distribuzione, quindi non c'è problema. Sì, poi lei ha dato parere favorevole, no, sul subemendamento? Assolutamente, perché è la Andiamo condizione della bilancio per andare avanti. 5.50, a me sembra la stessa cosa, ma va bene. In cui emendamento 5.50 riformulato. E allora mi deve leggere per una maggiore comprensione linguistica. Al comma 1 aggiungere infine le parole: nonché di esperti dalla comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico. Poi si introduce il subemendamento e si riparte da al fine. Grazie. Prego. Governo? Conforme. Grazie. Allora, subemendamento 0550.1 delle commissioni, il parere è favorevole, dichiaro aperta la votazione. Ci siamo? Sembra di sì? No? Chi abbiamo? Allora, Frusone, Giachetti, che lo aspettiamo ovviamente, era qui al tavolo della presidenza. Chi altro? Marazziti. Ci siamo? Sembra di sì? Dichiaro chiusa la votazione. 364 favorevoli, 1 contrario, la Camera approva. Adesso andiamo al 5.50 Moretto, che è riformulato. Si accetta la riformulazione? Sì, bene, allora è favorevole così come riformulato. Dichiaro aperta la votazione. Ci siamo? Allora, Artini, Tripiedi, Catania, altri? Nicchi, che sta andando a votare. C'è qualcun altro che non riesce a votare? Allora, Nicchi ha votato. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 381 favorevoli, nessuno contrario, la Camera approva. Andiamo alla votazione dell'articolo 5, non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Ci siamo? Sembra di sì. Sanga ancora non ha votato, adesso ha votato, hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 447 favorevoli, 2 contrari, la Camera approva. Adesso andiamo al 6, ho bisogno del parere sul 6.50 Castiello. Contrario, Presidente. Grazie, il Governo? Contrario. Grazie. 6.50 Castiello, pareri contrari, non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione.